Ciao e benvenuto a Pillole di Python. Spesso ci è capitato di dover esaminare file di tipo Word o PDF senza avere l'opportuno visualizzatore. Oggi vediamo in che modo utilizzare Python per estrarre informazioni da file in formato proprietario, trattandone i contenuti esattamente come se fossero dei semplici file di testo. Via! Vediamo in che maniera sia possibile importare dei file di tipo doc.docx o PDF in Python per eseguirli come se fossero del testo semplice. Per prima cosa importiamo il modulo string che ci servirà per il controllo della punteggiatura e quindi l'eliminazione di tutto ciò che possa rendere difficoltosa l'interpretazione del nostro sistema. Dopodiché, da PyPDF2, il modulo specifico per l'utilizzo e la decodifica dei PDF, carichiamo PDF File Reader, il lettore che ci permetterà di leggere le informazioni. Infine importiamo il modulo DocX, che è un altro modulo specifico per l'interpretazione dei file .doc. Avremo la possibilità nella prossima lezione di vedere anche come funziona l'interprete per la decodifica e la scrittura di file di tipo XLS direttamente attraverso Python. Vediamo innanzitutto come funziona il nostro main. Il programma principale non fa altro che chiamare di volta in volta tre funzioni: loadTXT, loadDoc e loadPDF, ciascuno con un nome specifico di file. Come vedete, le estensioni sono txt, sono docx e pdf. Questi tre file li abbiamo esattamente all'interno della stessa directory dalla quale lanciamo il nostro programma. Eventualmente, spostassimo il file da controllare in un'altra directory, ovviamente sarà sufficiente definire il path direttamente prima del nome. Vediamo come funzionano queste tre librerie, queste tre funzioni. LoadTXT sostanzialmente è simile al programma che abbiamo visto in precedenza quando abbiamo parlato di dizionari. Apriamo il file con firehand uguale openf, dove f è il nome del file che abbiamo passato come parametro. Definiamo una globale di tipo doc. Doc, come vedete qui, è definito come una lista di elementi. Definiamo la variabile int come una variabile all'interno della quale leggiamo, read, il nostro file doc. Alla fine della lettura chiudiamo il file. Volendo, a questo punto potremo decommentare il comando print inp inserito per debug per visualizzare esattamente cosa sia stato caricato attraverso il file txt. Dopodiché, che dobbiamo fare? Semplicemente all'interno di INP eseguiamo uno split sugli spazi e per ciascun elemento che ci troviamo dagli spazi lo definiamo lower, cioè se abbiamo dei caratteri maiuscoli li mettiamo in minuscolo. Strip, sostanzialmente togliamo i codici non stampabili tipo a capo. Dopodiché eseguiamo una translate di ciascun elemento con la funzione make trans string punctuation, cioè eliminiamo tutti gli elementi che possano essere riscontrabili come punteggiatura, tipo il punto, la virgola, punto e virgola. Eseguiamo lo stesso make trans di apici, di nuovo di a capo, e ciascuno di questi elementi che abbiamo estratto con lo split lo accodiamo nella nostra lista doc che abbiamo creato all'inizio. Alla fine, quando non abbiamo più elementi caricati, stampiamo il nostro doc. Il risultato sarà esattamente questo. Riconoscete sicuramente
la nostra Divina Commedia, il primo canto dell'Inferno. Abbiamo estratto tutte quante le parole, abbiamo cercato di togliere la punteggiatura e di mettere ovviamente qualche parola scappata, qualche lettera scappata, e di inserire sostanzialmente ciascuna parola all'interno del nostro doc. A questo punto noi possiamo utilizzare la nostra lista doc per eseguire tutte le analisi lessicografiche che vogliamo. Ad esempio, controllare l'esistenza di parole chiave, controllare l'esistenza di termini specifici per un riscontro, ad esempio se vogliamo creare un analizzatore di ridondanze o un analizzatore istografico che ci permetta di controllare quali sono le parole più utilizzate all'interno di un documento, o se ci sono delle ripetizioni, ad esempio. Fin qui niente di nuovo, abbiamo ripetuto quello che abbiamo detto praticamente in sostanza in una precedente lezione, quando abbiamo seguito l'elaborazione lessicografica di un file di testo. Per eseguire le stesse operazioni su un file doc o docx, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto definiamo la nostra funzione loaddoc esattamente come il loaddtxt. Definiamo un file e associamo alla struttura doc1 l'oggetto docx.document. Il file viene spostato all'interno di doc1. Definiamo una lista full text per ciascun paragrafo all'interno di doc1, questo qui, punto paragraphs, estraiamo tutti quanti i paragrafi e eseguiamo l'append del testo del paragrafo all'interno del nostro full text. Full text è una lista di paragrafi. Quindi occorre inserire le parole contenute in ciascun paragrafo all'interno di un unico elemento. Quindi per P parole all'interno di full text eseguiamo lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. P.split sugli spazi sono i dati. Ora, per ciascuna parola all'interno di dati, che è la riga del paragrafo, eseguiamo le stesse operazioni. Mettiamo in minuscolo, togliamo la punteggiatura finale, togliamo ciascun elemento di punteggiatura ulteriore, togliamo gli apici, togliamo l'accapo, quindi esattamente la stessa cosa, potremmo inserire in una sola funzione se volessimo compattare il nostro programma. Eseguiamo l'append sul nostro documento e alla fine, se vogliamo visualizzare quello che abbiamo tirato fuori dal docx, eseguiamo la print di debug. Infine, per il PDF abbiamo più o meno la stessa cosa. Definiamo il path PDF come il file che ci è ritornato come variabile. Definiamo l'oggetto PDF come PDF file reader della stringa PDF path, cioè il nome del file. Di nuovo, anziché paragrafi, abbiamo delle pagine. Per ogni pagina all'interno del PDF page estraiamo il testo della pagina e lo inseriamo all'interno della nostra variabile text. Infine, eseguiamo lo split di text sugli spazi. E per ciascun elemento, quindi ciascuna parola all'interno del nostro testo, eseguiamo di nuovo minuscolo, eliminiamo la parte finale, togliamo la punteggiatura, togliamo tutti questi codici strani che possiamo visualizzare all'interno di un file di tipo PDF, lo ripuliamo e lo appendiamo. Appendiamo ciascuna delle parole così trattate al nostro doc, esattamente come abbiamo fatto prima. Il risultato finale è
che noi abbiamo. Tre estrazioni su un file di testo, su un file doc e su un file PDF e sono esattamente identiche. Nella prossima puntata vedremo come lavorare invece sui file Excel. Ci sentiamo. Arrivederci alla prossima. E per questa puntata abbiamo terminato. Se il corso è di vostro gradimento, se volete continuare a vedere pillole di Python, potete sottoscrivere il nostro canale su YouTube, cliccare su mi piace e seguire passo passo su tutti i social media. In particolare, sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su Arduino, Raspberry Pi, elettronica e programmazione. Vi diamo appuntamento alla prossima pillola.